la proiezione a Carboni era la proiezione cinematografica fino a fine anni 50, inizio anni 60. Nel momento dell'accensione iniziava a scorrere la corrente elettrica dal negativo verso il positivo. Poi lo spot luminoso, il punto di luce, veniva riflesso sullo sportello di proiezione sopra il fotogramma e veniva proiettato il film sull'obiettivo. L'obiettivo poi lo proiettava sullo schermo. Lo spettro luminoso del carbone è molto simile al sole come colorimetria, mentre invece la lampada allo xenon è leggermente più fredda. È la luce dei carboni che li rende la proiezione più calda. Cinema funzionava così, il cinematografo era questo.